qui con Angelo Longoni, il cortometraggio Sogni, un corto importante che parla di una malattia diffusa in Italia e su cui c'è bisogno comunque di raccontare perché colpisce tante persone. Come ti è venuta l'ispirazione per questo corto? Allora, ci sono 700.000 malati di Alzheimer in questo paese. Vuol dire che una città come Torino potrebbe essere fatta solo di malati. Immaginate quante possono essere i componenti delle famiglie coinvolte. Stiamo parlando di milioni di persone in qualche modo coinvolte dalla malattia o dai propri parenti. L'idea di questo cortometraggio mi è venuta dall'esperienza personale, perché ho avuto a che fare con una mia parente malata di questa malattia e mi rendevo conto che io, quando mi relazionavo a lei, facevo parte di un suo mondo parallelo, perché mi parlava come se non fossi io, come se fossi in un'altra epoca, come se fossi in un'altra età della mia vita. E quindi mi rendevo conto che c'era uno spostamento parallelo, su un mondo parallelo che correva di fianco alla nostra vita, ma che non era la nostra vita. Ed è quello che ho cercato di riprodurre in questo cortometraggio. Attraverso lo spostamento dei ricordi di questa donna si percepisce tutta la sua vita. E lei ha a che fare con una figlia all'età in cui si trova in questo momento, ma allo stesso tempo con questa figlia bambina, con il marito giovane e con i suoi... Ma è tutto questo in un ospedale, per cui cioè tutto avviene con uno spostamento, ma qui e ora, in una sorta di magia. Ecco, la magia di un sogno di cui tutti si fa parte e che però viene sognato da lei, dalla malata. E questa è l'intenzione che volevo dare, cioè rispondere alla malattia di Alzheimer descrivendola come se fosse vista dal malato. Non necessariamente in modo drammatico, ma in un modo spostato dalla realtà. Una parte di dramma però io ce l'ho vista, perché comunque sia questa signora non la trovano più dentro l'ospedale, in questa struttura. Ecco, c'è magari una velata critica, un velato riferimento a tutti quei casi dove vediamo delle persone che vengono comunque sia ricoverate in queste strutture? Io ho avuto mio nonno che è stato ricoverato in una struttura proprio per l'Alzheimer, quindi c'è anche una velata critica a queste strutture, oppure è un caso che si è persa comunque dentro l'ospedale? Cioè, come vedi il sistema sanitario italiano da questo punto di vista con i malati di Alzheimer, anche te che hai avuto un'esperienza di questo tipo? No, ma noi siamo in un paese che non è pronto a rispondere a numeri del genere. Per fortuna ci sono questo posto dove siamo andati a girare è una clinica nuova, una clinica che è stata poi inaugurata subito dopo che abbiamo girato, per cui ben venga l'apertura di nuovi luoghi per i lungodegenti. Il problema è che non siamo pronti noi come paese ad affrontare le spese che comporta l'Alzheimer. 700.000 malati che pesano sulle spalle delle famiglie, che in qualche modo non riescono, dovendo lavorare, dovendo fare la vita di tutti i giorni, accudirli non ce la fanno. E quindi è importante che lo Stato e il servizio pubblico aiuti queste famiglie e questi malati. Purtroppo questo però è un problema dell'Italia in generale, cioè non solo nella sanità, in qualunque dimensione sociale del nostro paese. E poi questo ancora una volta è modificato dal territorio, cioè per cui se sei malato in Lombardia è diverso che essere malato in Calabria, quindi è ovvio, no? Cioè che è tutto relativo nel nostro paese. Piccole Italia, invece tanti attori bravi nel suo cortometraggio, le sorelle Goggi, Francesco Montanari, come sei riuscito a coinvolgere questi personaggi importanti della televisione, del cinema italiano, a partecipare ad un corto sociale così importante? Beh, perché allora, intanto Loretta Goggi è una donna ancora giovane e l'Alzheimer colpisce ormai non più solo gli anziani, molto anziani, colpisce anche le persone non ancora anziane. E quindi mi piaceva questa donna così ancora
come dire, bella e vitale, che fosse stata colpita da questo male. E lei, e Loretta, ha questa energia, questa carica emotiva, umana, molto forte, che mi sembrava perfetta per questo personaggio. Grazie.